Consiglio straordinario sulla logistica. Parafarmacie, sì alle diagnosi strumentali. Una legge per la cittadinanza attiva. Il Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria il 10 maggio per discutere di logistica e infrastrutture strategiche. Nel pomeriggio, in ordinaria, l'Assemblea ha approvato la legge che consente l'uso di apparecchi di autodiagnostica rapida all'interno delle parafarmacie e il provvedimento che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per attività di interesse generale. Licenziata anche la delibera che apre le sedute delle commissioni ai collaboratori della Giunta e dei gruppi. Il Consiglio regionale ha infine effettuato alcune nomine di competenza. In copertina! Si è tenuto a Palazzo Lascaris un Consiglio regionale straordinario richiesto dai gruppi del Movimento 5 Stelle e Forza Italia sulle grandi infrastrutture strategiche e sulla logistica. Dopo un ampio dibattito preceduto dalle comunicazioni dell'assessore alle infrastrutture, è stato approvato a maggioranza un ordine del giorno del Partito Democratico che impegna la Giunta a prevedere nell'ambito del piano sulla logistica un maggior coordinamento strategico e promozionale del sistema del Nord-Ovest. Respinti i 4 documenti del Movimento 5 Stelle. Via libera in Piemonte all'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida all'interno delle parafarmacie. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che consente di eseguire anche in queste strutture alcuni dei più frequenti esami del sangue come colesterolo, trigliceridi e glicemia. Sono inoltre stati approvati 2 emendamenti che confermano la differenza tra la farmacia, che le norme considerano presidio sanitario, e la parafarmacia. Coinvolgere i cittadini nella vita politica, economica e sociale della comunità, favorendo lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà. È l'obiettivo della legge approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale. Il provvedimento era stato presentato dal Consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con il Lions Club International. Lavori delle commissioni aperti ai collaboratori dei gruppi e pubblicazione online dei resoconti delle sedute. Sono le principali novità contenute nella delibera di modifica del regolamento approvata dal Consiglio regionale. La proposta attua la legge statuaria presentata dal Movimento 5 Stelle. Specificati inoltre funzionamento e competenze del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.